Come mostrato nelle lezioni precedenti, vi sono normative e vi sono strumenti per tutelare dai danni provocati dalla circolazione di materiale personale. Purtroppo però questo non sempre ferma gli innumerevoli casi di diffusione di video e immagini private. Un particolare attacco che rientra nella categoria del cyberbullismo e che va a ledere la persona nella sua intimità è quello che riguarda la diffusione di materiale pornografico. Parliamo di revenge porn. Letteralmente, revenge porn significa pornografia della vendetta e consiste nella pubblicazione in rete di materiale imbarazzante e intimo senza il consenso della persona interessata. Le conseguenze di questa diffusa pratica per le vittime possono essere fortissime, sia a livello sociale che a livello psicologico. La persona vede stravolta la sua vita privata e la sua web reputation. Oltre all'umiliazione, le vittime diventano spesso oggetto di stalking da parte di chi, attratto dal materiale pubblicato e usando informazioni personali reperite, decide di mettersi in contatto con la vittima e, nella speranza di ottenere qualcosa, la contatta in maniera molesta, fino a diventare un vero e proprio stalker. Non è finita qui. Alle vittime di revenge porn spesso viene richiesto un compenso in denaro per evitare di pubblicare il materiale hard che li ritrae. La sextortion colpisce in particolare gli uomini, a differenza del revenge porn che invece colpisce di più le donne, perché è proprio l'immagine pubblica la chiave su cui fanno leva i malintenzionati, che riescono quindi a soggiogare una persona minacciando di ledere la sua reputazione. Cancellare le foto hard da Facebook, YouTube e dai risultati di ricerca di Google è possibile, come approfondiremo nella lezione sul diritto all'oblio. Ma il modo migliore per mettersi al riparo dal revenge porn è prevenirlo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma il modo migliore per difendersi è non farsi riprendere durante i momenti di intimità. Anche scambiare volontariamente foto hot o conversazioni spinte con il proprio partner è pericoloso. Mai sentito parlare del sexting? Il sexting è lo scambio di testi, video, immagini sessualmente esplicite attraverso siti web, email o chat. È una pratica piuttosto diffusa che si basa su un'infondata fiducia nell'altro e sulla inconsapevolezza della persistenza del materiale su internet. Anche il sexting è quindi un elemento su cui riflettere e questi sono i casi in cui si può verificare reato. Scambio di immagini e testi solamente tra due partner, scambi di immagini e testi che non coinvolgono solo i due partner ma sono condivisi con altri soggetti estranei dalla relazione, scambi di immagini e testi tra soggetti che non intrattengono ancora una relazione, ma dove almeno una delle due parti desidera averla. Va chiarificato un concetto. Una foto o un video diffusi in rete potrebbero rendersi immortali, sottolineo questa parola. Un altro concetto che a molti sfugge e che sembra non avere molta importanza per i giovani è che la diffusione di materiale che ritrae minorenni in pose sessualmente esplicite è pedopornografia. Strumenti di difesa. La tecnologia stessa comunque è un ulteriore meccanismo di difesa contro il revenge porn. È interessante come questa corra veloce e spesso superi anche la giustizia stessa nel definire nuovi generi di reato. Ed è interessante assistere a questa sorta di autocura del web. Identifica il marcio che porta con sé e prova a ripararlo. Prendiamo ad esempio Facebook. Il social network offre uno strumento per segnalare immagini e video condivisi senza il consenso delle persone coinvolte, ma non solo. Utilizza un sistema photo matching proprio per evitare la condivisione ripetuta su Facebook, Messenger e Instagram del materiale rimosso. Se qualcuno prova a pubblicare un'immagine dopo che questa è stata rimossa, Facebook lo saprà e ne bloccherà la condivisione.
Anche YouTube offre strumenti per segnalare video o un utente e anche per segnalare casi specifici di revenge porn. Persino su Google si possono segnalare dei risultati di ricerca che rappresentano revenge porn. Resta sempre importante la denuncia, anche in questo caso ovviamente. Il revenge porn è un reato, si tratta di illecito di dati personali, di sostituzione di persona, di violazione dei sistemi informatici, ma anche di reati di stalking e di estorsione. E il fatto che avvengano su internet non significa che sono reati che non verranno puniti. Ci sono molti casi tristemente noti, sia tra adolescenti che tra adulti, di persone che hanno posto addirittura fine alla propria vita a causa della circolazione su internet di proprie immagini e propri video. Questo non deve più succedere e le informazioni che vi stiamo dando su questo corso vogliono proprio aiutare affinché tutto ciò non accada mai più. Grazie.